Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel Chiacchiere da VAR. Oggi in questo video del Chiacchiere da VAR andremo come sempre ad analizzare tutte le giornate, tutte le partite della giornata e tutti gli arbitri della giornata. Quindi come sempre per iniziare andiamo con la sigla. Allora, partiamo in ordine alfabetico per quanto riguarda gli arbitri e per partire iniziamo con Lazio-Benevento arbitrata da Calvarese. La Lazio, cioè ovviamente il quadernetto dell'arbitro, la Lazio vince per 6-2, quindi Calvarese avrebbe potuto avere una giornata anche piuttosto tranquilla. In realtà Calvarese per me è stato il miglior arbitro della giornata. Giusto dare il cartellino rosso a Pugioni, che prende di mano fuori area una chiara occasione da rete, così come è giusto annullare il gol a Ciro Immobile, cioè il fuorigioco di Patric o Patrick come pare a voi in quel caso. Quindi Ciro Immobile, quando va a segno il gol, deve essere annullato, e così fa Calvarese, bravissimo. Il gol del Benevento è giustissimo, molti tifosi della Lazio si sono lamentati per il gol del Benevento perché la palla era uscita, in realtà la palla era fuori, ma c'era una parte di pallone, di sfera che toccava la linea, la palla deve uscire tutta, quindi a meno che la palla non sia uscita tutta, il pallone appunto è ancora in gioco, quindi giusto non annullarlo. Il rigore su Nani è giustissimo e corretto darlo, si dà calcio di rigore su Nani, correttissima decisione, ancora anche questa corretta. L'arbitraggio della Lazio questa settimana è stato impeccabile, quindi bravo Calvarese, al quale do un bel voto, gli do 8. Passiamo a Sassuolo-Napoli arbitrata da Fabbri, ragazzi. Fabbri fa una partita più che dignitosa, pochissimi errori, regolarissimo il gol di Callejon. Qualcuno ha chiesto un fallo, una punizione, un fallo in attacco, una spinta, in realtà non era affatto così e quindi è giusto che non sia stato annullato. Lo spagnolo non fa fallo e bravo qui Fabbri. Il primo gol di Callejon, quello che viene annullato, anche in questo caso è giusta la decisione di annullare la rete, perché comunque era in fuorigioco al momento del passaggio di Mertens e quindi giustissima la valutazione di Fabbri. Procediamo ragazzi, il Napoli chiede un calcio di rigore su Zielinski per Sensi, che appunto tocca Zielinski. Fabbri lascia correre, in realtà lì si sarebbe dovuto fermare il gioco e concedere il fallo per il Napoli, ma non sarebbe stato calcio di rigore ma punizione dal limite, perché il contatto avviene fuori area, quindi insomma qui c'è stato un errore e comunque non è stato decisivo. Proprio per questo a Fabbri ho deciso di dare un, secondo me, buon 6,5. Passiamo a Genoa Spalle ragazzi, il peggiore arbitro della giornata, Giacomelli. Gli do 3 ragazzi, a Giacomelli do 3, fa 2 errori su 2 valutazioni, 2 errori inconcepibili, 2 errori inaccettabili. Il primo calcio di rigore, il primo penalty per il Genoa, secondo me non è da dare rigore, perché semplicemente perché è prima la Padula a fare fallo su Meret, prima che Meret possa far fallo sulla Padula, quindi bisognava dare il fallo in attacco e quindi calcio di punizione in area di rigore a favore della Spalla, appunto calcio fallo in attacco. C'è un errore, il secondo errore poi è quello ancora più assurdo, dove viene concesso un rigore al Genoa per nulla, praticamente viene concesso un rigore al Genoa, io devo stare attento perché sennò qua, cioè, viene concesso un rigore al Genoa assurdo, penso assurdo, in cui la Padula praticamente si lancia, fa il salto alla cavallina, non prende nulla Meret, non prende nulla, la Padula casca da sola e viene concesso il penalty, si va a vedere il VAR e addirittura viene dato il calcio di rigore. Per me è una decisione inaccettabile, penso che non bisogni nemmeno parlarne. A Giacomelli do 3 ed è senza alcun dubbio il peggior arbitro della giornata. Do 3 perché è il minimo che do, cercherò di non dare mai meno di 3 a tutti gli arbitri. Passiamo a Bologna-Roma, nonostante i miei sfoghi i miei sfoghi post partita da tifoso romanista, parliamo oggettivamente di questa partita. Il Bologna va in vantaggio per 1-0 con gol di Pulgar. Poli addomestica il pallone prima con il braccio, poi la mette al centro e Pulgar va in rete. Qui il gol non è da annullare perché, come dice il regolamento, per me sbagliato in generale in ogni caso, ma come dice il regolamento, il pallone che tocca il braccio è involontario, cioè nasce appunto da
un contatto prima con un'altra parte del corpo e quindi il gol non è da annullare. Questa è giusta quindi la decisione di Irrati, Irrati che comunque si becca un 5 perché non vede un calcio di rigore invece per la Roma netto secondo la Moviola. Infatti Elander con il piede sinistro c'entra senza alcun pudore il piede destro di Patrick Schick non facendolo andare in rete. Qui c'è un rigore nitido per la Roma che invece Errati non fischia. A Errati do 5. Passiamo all'arbitro di Cagliari-Torino, ovvero La Penna. La Penna do un 6, una sufficienza discreta. La partita finisce 0-4, ma La Penna comunque ha qualcosina da guardare, qualcosina da recriminare. Manca un rigore al Cagliari, Burdisso dà un calcio in testa a Castan. L'arbitro dice che è Castan che ha abbassato troppo la testa. In realtà lì mi sembra palese come fosse Burdisso a prendere con il piede la testa di Castan. Quindi lì il penalty ci sarebbe dovuto essere. È un rigore che comunque avrebbe potuto pesare nella partita, ma nemmeno troppo. In generale, comunque, La Penna fa sempre, sempre, sempre valutazioni molto corrette. Arbitraggio maturo, di grande personalità. Quindi il 6 per me se lo prende. To al massimo possiamo dargli un 6 meno se proprio non siete d'accordo. Procediamo ancora una volta. Juventus-Milan, arbitra Mazzoleni, finisce 3-1. Partiamo dal tocco di Bonucci. Per me lì il calcio di rigore non va dato secondo il regolamento perché appunto la distanza fra appunto il primo tocco e il secondo con il braccio è troppo distante. Scusa, è troppo vicino, non è abbastanza distante da poter fischiare il penalty, quindi è giusto citarne l'involontarietà. Successivamente Benatia fa fallo su Bonucci, lì appunto non viene concesso il penalty su Bonucci ed è giusto anche in questo caso perché lì il rigore non va dato assolutamente, quindi ancora Mazzoleni fa una valutazione corretta. Sbaglia però Mazzoleni quando Benatia fa fallo in attacco su Andre Silva, Mazzoleni dà fallo in attacco. Quindi per il Milan, in realtà, fallo in attacco, scusate, per la Juventus, in realtà Benatia fa fallo su Andre Silva, quello sarebbe stato calcio di rigore, ma in realtà, attenzione ancora, c'è un pre-errore ancora una volta di Mazzoleni, perché non era calcio di rigore, non era nemmeno fallo in attacco, perché Andre Silva parte in posizione di fuorigioco. Non vede il fuorigioco, non vede il rigore, vede addirittura il fallo in attacco, quindi qui per me è un doppio errore. In ogni caso nella partita non sarebbe cambiato nulla, perché la VAR avrebbe probabilmente vanificato la decisione di rigore con il fuorigioco, però qui è un errore ovviamente di Mazzoleni. Inoltre manca un cartellino rosso a Lucas Biglia. Lucas Biglia che è già ammonito entra con il piede a martello su Miralem Pjanic, cioè lì andava dato assolutamente il cartellino rosso, cioè il doppio giallo. Quindi a Mazzoleni non posso che dare un 5,5. Non è che fa cose assurde, però nemmeno si possono fare i complimenti all'arbitraggio di Mazzoleni. Procediamo ragazzi, Chievo-Sampdoria. Il Chievo batte la Sampdoria per 2-1. Arbitra Orsato di Schio. L'unico errore che fa Orsato e l'unica valutazione che deve fare in realtà il rigore alla Sampdoria che appunto batte Quagliarella. Io sinceramente non lo avrei dato, cioè in realtà Gobbi va a vuoto, non prende né il piede né il pallone né niente. Duan Zapata vede che Gobbi va a vuoto e ci si lancia sopra, appunto non è che se lo cerca, perché poi l'altro ho detto se lo cerca, in realtà è questo il termine adatto per definire ciò che ha fatto Duan Zapata, ma qualcuno basta con questa barzelletta che se lo cercano, non è che se lo cercano, è normale, è un attaccante, se butta su Gobbi, ok? Quindi io il rigore non l'avrei dato. Certo è che non è nulla di scandaloso. L'arbitro può essere stato, diciamo, come posso dire, ha sbagliato anche perché comunque Duvan Zapata si è buttato veramente molto bene su Gobbi. Comunque, alla fine ha forzato da 5,5. Non si merita un voto troppo troppo basso. Atalanta-Udinese, l'Atalanta batte l'Udinese 2-0. Arbitra Pairetto, fa un errore decisivo Pairetto sul gol di Masiello. Sul gol di Masiello, Palomino è in fuorigioco. Palomino non tocca mai il pallone, ma è in fuorigioco attivo, quindi è sulla traiettoria del pallone. Tanto che Bizzarri è costretto a spostarsi, non sulla traiettoria di Palomino per guardare il pallone. Quello spostamento gli costerà appunto il gol di Masiello. Quindi per me il gol di Masiello è assolutamente da annullare per fuorigioco attivo di Palomino. A Pairetto do 5 perché questo errore potrebbe aver compromesso appunto il risultato finale. Andiamo spediti, andiamo su Inter Hellas Verona, arbitra Rocchi. Rocchi che si sta ampiamente, secondo il mio punto di vista, riprendendo. E a cui a Rocchi do 7. Giustissimo convalidare il gol di Perisic che è in gioco. Qualcuno ha chiamato il fuorigioco. In realtà Perisic è completamente in gioco ed è bravissimo Rocchi a guardare e a vedere appunto la linea. Ok, il cartellino rosso a Nicolas. È giusto espellere Nicolas. Ferma una chiara occasione da rete. Quindi il cartellino rosso anche in questo frangente è giustissimo. Concludiamo con Fiorentina Crotone che finisce 2-0. Arbitra Valeri. Solo una cosa da guardare: Capuano è già ammonito. Allarga il braccio, ferma
fermando irregolarmente Federico Chiesa e appunto viene estratto il secondo giallo e il rosso. Decisione correttissima di Valeri, che decide di mandare negli spogliatoi anzitempo Capuano. Quindi Valeri do 7. Diciamo che come arbitraggio ovviamente il migliore è stato, secondo me, senza alcun dubbio, Dostà che mo so perso, Calvarese, a cui ho dato 8, mentre il peggiore è stato Giacomelli. Bene comunque anche Rocchi e Valeri, male invece anche Irrati e Pairetto. Questi ragazzi erano i voti della settimana. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate per quanto riguarda questo arbitraggio. Fatemi sapere come sempre se il video vi è piaciuto, se questa serie vi piace, una bordata di mi piace se questa serie vi piace, se volete che io la porti ogni settimana. Io vi ringrazio per la visione, mi piace se vi è piaciuto, dislike se vi ha fatto cagare, ma spiegatemi il perché. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Buonasera alla ragazzi, e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.